E bentornati in questo nuovo sbustamento con l'R0 italiano, si torna a sbustare italiano. Questo è il giveaway che scade oggi quando stiamo registrando, quindi dovrebbe essere bello che è andato. Ci vedremo al prossimo giveaway. Non so neanche cosa mettere al prossimo giveaway. Magari facciamo un sondaggio qua su YouTube per capire cosa c'è da mettere. Quindi ultima uscita, guarda cos'è arrivato. Di Paldea, 7 allenatore fuori classe, oppure l'acronimo inglese ETB, l'italiano sarebbe SAF, ma nessuno lo dice, 7 allenatore fuori classe. Bene, oggi andremo a sbustare un po' di queste sbustine. Lo sai cosa c'è dentro questo 7 allenatore fuori classe? No. Il contenuto giapponese ce l'abbiamo qua, perché... Oh oh! Giapponese l'abbiamo già, che bello che sbustata. Allora, in ordine abbiamo scarlatto, poi abbiamo violetto, che in realtà dobbiamo ancora sbustare, se non abbiamo ancora Sealed, quindi il set base di scarlatto e violetto, e poi ci hanno messo dentro anche la seconda wave, ovvero Snow, Hazard e Clay. Burst. Bravissimo, pure con la pronuncia inglese corretta, bravo, Burst. Bravo. Burst. Detto questo, iniziamo. Vabbè, Hazard non si può sbagliare. Eh sì, Hazard per il giocatore, tu che sei appassionato di calcio, gli altri magari no. Però prima di iniziare abbiamo poche posta, visto che potrebbero essere delle carte che magari troviamo, ho voluto mettere delle carte speciali che potremmo trovare. Allora, abbiamo quindi... il leggendario numero 1, quindi tutto a tema scarlatto violetto. Questo è SV2P, quindi si parla di P, si parla di Snow Hazard. È la numero 92, quindi questo qui è il nostro amico Wu Qian. Devo dire che a me piacciono parecchio sia le special, sia l'arte, sia i Pokémon. Sì, questo rimando cinese molto creepy, però devo dire che sono particolarmente riusciti. Invece qui andiamo al pesciolino rosso, qui si torna sulla parte D, torniamo su Clay Burst, questa è la 092, quindi l'equivalente alla... CUX, questa è l'equivalente dall'altra parte, quindi 92 da una parte, 92 dall'altra, tutte e due speciali, una... Fuoco e una erba. Clay Burst, l'altro fuoco è erba, il pesciolone, e per finire... rimaniamo sempre su Clay perché abbiamo lui, il forse quello che piace di più insieme a Tinglu. Esatto, Tinglu, forse quello che piace di più insieme a Chenpao, che dovrebbe essere la tigre con i denti a sciabola, completamente di tipo snow, quindi tipo ghiaccio, che vabbè, nel gioco è di carte tipo acqua. Bene, 3 SAR, una più bella dell'altra, ne manca ancora qualcuna, però vedremo di recuperarle. Detto questo, andiamo a sbustare il contenuto di queste TB. Guarda che promo si trova! Pikachu con i 3 starter. Esatto, il trio. Questa era la promo che veniva data in giapponese quando tu compravi il videogame di Pokémon. Cosa ci abbiamo di bello? Abbiamo 9 boost. Che taglio è 9? 8, 10, 9, vabbè. 9 boost, una carta promozionale, 65 bustine protettive. Speriamo che le fanno magari senza la parte scura. Dadi, segnalini e quant'altro. Iniziamo ad aprire. Anche se il problema è che Pikachu nella prossima serie non c'è più. Non c'è più Ash, chissà se non c'è, se comparirà, però dovrebbe... beh, Ash, so quante stagioni hanno fatto? 20, sono 20 anni che c'è Ash, c'è sempre 13 anni, non facciamo spoiler, però è molto bello, devo dire che è bellissimo il box in tutte le sue parti, coloratissimo, completissimo, quindi molto interessante. Andiamo a togliere, qui c'è il...
cubetto di istruzioni. Sì, con tutta la lista delle carte, dovrebbe essere qui alla fine, quindi ci sono tutte le speciali, quindi le varie R, c'è Char. C'è anche il Magikarp, quindi. Esatto, c'è anche il Magikarp, una delle più ambite. Eccole qua, le carte che abbiamo appena trovato. Ci sono naturalmente l'ultima evoluzione, visto che ci sono tutte quelle che abbiamo trovato, le Gold e le Trainer, super bellissime. Speriamo di trovare almeno qualcuna di queste. L'ATB non è garantito assolutamente niente, però noi ci proviamo, visto che questo video durerà a lungo. Allora, qua ci sono le live. Ecco qui la nostra promo. Centrata? Cos'è, piegata? No, no, è un riflesso, meno male. Stavo già ingrifando. Ok, vediamo se è danneggiata. No, siamo fortunati, la promo è perfetta. Qui volevo vedere come sono messe le sleeve. Le sleeve, secondo me, sono ancora quelle opache. Eh sì, sono opache, che brutte queste. Allora, queste come arrivano? Vanno via, perché per collezionare, sono per giocare principalmente. Anche per giocare, però, comunque, sto fatto che si vedono, ecco qui, due belle monete, fuoco tipo Psycho, che sembra più che altro una colata di vernice. Veleno, vernice, dadi. Interessanti, bustine. Per tirare fuori le bustine dobbiamo un po' mischiare tutto. Quindi andiamo a andiamo a vedere l'arco. Sono 9, 1, 2, 3, 4. Quindi facciamo una per artwork. Questo poi la andiamo a sistemare. Buttiamo via tutto. Butta via tutto, butta via tutto. Eccole qua, le prime 4 bustine. In realtà poi ne aggiungiamo una. Dai, facciamo 5. Facciamo 5 che poi... E abbiamo qualcuna presa in edicola, già ne ha aperto una. Eccolo qua, di nuovo il nostro amico Cien Pao. Benissimo, da dove vuoi iniziare, Roby? Da Cien Pao. Cien Pao questo o Cien Pao lui? Facciamo questo ordine? Esatto. Quest'ordine qua. Allora, il trick dovrebbe essere sempre lo stesso. Proviamo a sbustare italiano, quindi saranno di nuovo dolori. Vediamo un pochettino cosa troviamo. Codici da regalare, come sempre. Questa qui però è buono come coso per la spazzatura, visto si mette dentro tutta la roba che non serve. E poveri sprigatito fuecoco che ci guardano a testa in giù. Benissimo, primo codicino omaggio, eccolo qua, prima sbustata, trick da uno. Vedo già puntini bianchi, spero di no. Energia di tipo acciaio, ci siamo dimenticati di fare il test. Poi Makuhita, bellissimo quest'artwork. Slowpoke, Rockruff, Electrode, Grafaiai, quello che fa il dito medio, questa qua non lo fa. L'Arbitar, si entra in zona pool. Frigibax e la Holo è un bellissimo Earthworm. Beh, so già ti aspettavi, cosa ti aspettavi? Bene, primo pacchetto. No, ma la Holo è garantita, quindi non può non esserci. Eh sì, così hanno sistemato, credo, la selezione del peso. E poi si ricomincia con secondo codicello. Stavolta ci siamo dimenticati. Passiamo il testo. Erba, erba, erba. Vince acqua. Nessuno. Town Space. Hoppip. Wooper di Paldea. Molto bello pure questo. Noibat. Ischiu. Chissara. Speriamo di trovarla. Nuzlocke. L'evoluzione. Zona Pool. Luxio. Babostiff e seconda Lux Ray. Mamma mia, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una giornata pessima. Benissimo, vabbè, poi si dice non facciamoci prendere male, diciamo, non facciamoci demoralizzare, esatto. Ma non in Pokémon, la sbustata Pokémon, qua non sento ancora niente. Quindi energia di Copsycho non l'abbiamo neanche provato. Slacko, Rattle, Fuecoco, Bramblin, Grusha, Primeape, Miss Magius, Zona Pool di Paldea. Oh, hai visto per lamentarsi? Un bellissimo ex decentratissimo Quackaval ex di tutti gli starter, forse il più brutto. Esatto. Pure decentrato, però è una gold. Ultimamente solo gold, noi siamo abbonati con le gold, però il pool, 3 bustine, una gold, non ci possiamo lamentare. Abbonamento gold. Il vermazzo lo togliamo, che lo portiamo a spasso, però attenzione. Doppio pool. Sai come funziona col doppio pool? Non è detto, però a noi è sempre capitato così. Vediamo. Sì.
No, è una Holo, è una normale Holo, secondo me è un po' sbrucicosa diversa. La vediamo da sotto. Questa è una tripla tristar. Questa è una star normale. E infatti è una Holo Ah, normale, esatto. Tiranitar. Però vabbè. Per tutti ci poteva Ci stava la capitare. gold. Sì, Poteva capitare Quecoco, ma Skeledirge. sì, o mascherata che era. Che mascherata sarebbe costato di più. Valeva di più, sarebbe costato no, perché non l'andiamo sicuramente a comprare. Valeva di più. Codicello, penultima. Allora, energia di tipo erba, dico ancora Secondo io. me io acqua. Acqua e sete. Energia di tipo buio, Krogan, Chetodal, questo in pronuncia un po' Shrodol, Shrodol. tutto Palingles, Vandepulse. Primeaples, Mismegogogles, Bramblegagles Loss, Zonapool, Magikarp. Magikarp, oh, beh, Tinkatoof! Bellissimo. È il nostro Pokémon preferito, forse di nona attualmente, direi. Sì, c'è il doppio pull, c'è il doppio pull! Sì, è una ex, una ex, una ex, quindi. Crystal però mi sa. Terra Crystal, no, Sì. no, è fuoco, è lui. È Sì. Cihu! Scott. Cos'è questa rigona? Cos'è questa. Ma tu guarda, la vedi la riga? Dove? Qua, Ah, guarda. sì. Cos'è la riga laser? Esatto. No, le print line Sì, giapponesi. un... No, ce n'è un'altra qua, guarda. Mamma mia, ragazzi, c'è print line giapponesi qua peggio. Ah, la croce. Ah, andiamo a vedere se c'è pure qui, va. Andiamo a vedere. No, No. per fortuna. Fortuna che vuole non c'è. Mamma mia. Doppia print line sull'occhio del povero Cinghui. Sembra un mirino di Counter. Esatto. Sembra un mirino di Counter Strike. Sei fregato. C'è lo sniper su di te, Cihui. Stai per essere ucciso. Vabbè, triplo pull. Benissimo, dai, Mi così è stanno per sniperare. piacevole. Abbiamo trovato l'ETB fortunato o il pull è questo qua? Lo scopriremo la prossima sbustata. Direi che anche se non troviamo in questa, niente. Ci sta. 5 bustine, già terzo, 3 Secondo me io pull più promo, dico direi. Psycho. ETB. Tu sei psycho, dico sempre erba perché non è ancora uscita, quindi è tipo tutte l'abbiamo, Corrotta. praticamente tutte quelle che abbiamo detto noi, ora fra un po' usciva pure folletto. Kufant, Kufant, Krogan, Krogan, Chuttle, Chetul. Chuttle, Chuttle, Chuttle. Chuttle, Deja vu. Bumblegastolo, Toxicrostolo, Crocalostolo. Zona pool, Monte Nevoso della disgrazia. Non mi pare ci sia niente. Solo la versione Holo. Ammazza. È brutto come la morte. È brutto. Magari a qualcuno piacerà, però a noi. Dai, Scusateci, lo facciamo per scherzare. Carino. Cioè, carino, no. È brutto. È brutto. Sto coso. Pure cosa c'è? Il carino. moccio che gli esce dal naso. Cos'è? La La lingua lingua. che gli esce dal naso, c'ha sto ciuffo, pure il nome, pure Shotolo, Esatto, e gli hanno fatto fatto apposta. pure la Olo. E per finire la quinta bustina e questa puntata andiamo a sbustare, credo sia solo una normalissima Olo, Tinkaton! Vabbè, dai, non male per niente, questo ETB con un fantastico, fantastico Tinkatuff Però non preoccuparti tanto decentrato. perché ci sono altre quattro bustine per la prossima sbustata. Esatto, Tinkatool decentrato, Quaxball decentrato, Esatto. è un bellissimo Chinhu con mirino Punto. incorporato. Esatto. Esatto, no, guarda, secondo me sono due. Allora, una qua è sicuro. Due, secondo me sono tipo due, una più marcata e poi si vede un'altra qua, ammazza, che dobbiamo fare. E in più ti è venuto di nuovo a singhiozzo, oggi è la terza volta alla giornata singhiozzo per Roby. Questa però è centrata, vedi, vabbè. Vediamo se si vede dietro questa, l'ultima andiamo a controllare, decentratissime anche da dietro, questa soprattutto, infatti la gold. Tinka, tuffo non tanto. Però carineria, pressa È polverizzante. scarsissimo. Beh, sì, credo sia la seconda evoluzione, la terza che bisogna andare per andare. Fortino. Eh sì, beh, è una ex, tra parentesi, è un Pokémon Beh, leggendario. anche Quackval non è male. Eh sì, Quaquaval è la terza evoluzione, quindi se ci arrivi iniziano a essere devastanti se ce l'hai in campo una terza evoluzione. Bene, il pull di questa Ah, poi c'è anche puntata. Pikachu che in realtà...
30 più. Sì, non vomitare mentre facciamo il video, però mentre singhiozzi. Questo Pikachu. Vomito. Pikachu, eccolo qua. Avventure in compagnia 30 più. Vabbè, questa è una carta che è praticamente ingiocabile, almeno credo. Poi scusate l'ignoranza. Bene, dagli R0 è tutto. Vi invitiamo a mettere like, condividere il video, iscrivervi al canale, venirci a trovare sul canale Telegram, seguirci su Instagram. Vi ringraziamo per averci visto fino alla fine. È tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. No boy, no cry.